Ben ritrovati. Quest'oggi parleremo di un paese molto particolare, un paese dell'Asia centrale, il cui titolo del video è Uzbekistan, il paese dei mausolei. Lo scopriremo strada facendo perché il paese dei mausolei, perché in effetti è un paese per cui la ragione principale per andarlo a visitare risiede soprattutto nei mausolei islamici. E di cui questa immagine molto indicativa, che è quella legata a Samarcanda, dei tre mausolei, ne fa effettivamente la copertina ideale per questo paese. Ma per prima cosa è importante inquadrare la posizione del paese. Quindi siamo in Asia centrale, questa è la posizione dell'Uzbekistan. L'Uzbekistan, come vedrete, confina a nord con il Kazakistan, a sud con il Turkmenistan, il Tagikistan, a est abbiamo anche il Kirghizistan. Insomma, siamo in una parte del mondo in cui sostanzialmente sono presenti tutti i paesi delle ex repubbliche sovietiche che si incontrano e appunto i nomi terminano tutti in Stan e hanno questa comunanza storica che da un lato è stato quello del periodo sovietico, di cui ora vi dirò qualcosa, e dall'altra parte una identità comune che riguarda proprio l'epoca di Genghis Khan. Ma andiamo con ordine. Intanto parliamo di quello che è il viaggio, cioè le località che racconteremo. Come vedrete, i punti segnalati sono la capitale Tashkent, Samarcanda, poi andremo un poco più giù a Shahrisabad, Bukhara e poi andiamo a Khiva e ritorniamo. Partiamo da un inquadramento storico che è assolutamente necessario. Questo paese si lega un pochettino all'Occidente, alle vicende dell'Occidente, perché storicamente le conquiste di Alessandro il Grande giunsero fino a quest'area. Come vedete da questa mappa, possiamo notare l'estensione del regno ellenistico di Alessandro il Macedone, il quale giunse proprio nella parte della zona della Sogdiana, oltre il fiume Oxus, conquistando la città di Marakanda. Marakanda è l'antico nome di Samarcanda. Quindi qui siamo proprio nella parte terminale nord dell'impero di Alessandro, quindi nella parte proprio finale, però la conquista, l'ellenizzazione di tutta questa area del mondo è giunta fino a qui. Come vedete, ci sono anche gli antichi nomi, la Sogdiana, la Bactria, che rievocano dei nomi molto esotici. Ma non c'è solamente questo, perché oltre all'epoca di Alessandro il Macedone, quindi di tutte le conquiste, e quindi anche di una certa comunanza culturale che si è avuta in quest'area, abbiamo quello che sono state poi le conquiste dei persiani. I persiani poi, nelle varie epoche successive, hanno mantenuto una egemonia culturale nell'area e appunto, come vedete, la Sogdiana, la Bactriana, sono le aree in cui l'impero persiano ha avuto il suo dominio e di conseguenza ha anche mantenuto dei lasciti. Chiaramente l'impero persiano a un certo punto è collassato perché? Perché intanto è sopraggiunta la conquista araba che ha determinato il collasso di questa civiltà e poi sopraggiungere anche della civiltà islamica. L'islamizzazione è giunta anche in quelle aree, quelle dell'Asia centrale, e adesso invece dobbiamo raccontarvi un'altra colonizzazione, un'altra conquista, che è quella dell'impero di Gengis Khan.
Come vedete, in questa GIF animata vengono mostrate dapprima l'estensione dei domini e poi la suddivisione nelle varie aree, dopo la morte di Gengis Khan, che ha creato tutta una serie di khanati e quindi di regni di religione di base, islamica, ma con una matrice forte culturale che si lega a quella dei mongoli. Da aggiungere il fatto che quest'area del mondo è un'area che è toccata dalle rotte della Via della Seta. E quindi un altro elemento di grande importanza, la città di Samarcanda, ma anche Bukhara, anche Khiva, sono città che erano lungo la Via della Seta. Da dire una cosa importante, quando si parla di Via della Seta non si parla di una sola strada o di un solo percorso tracciato, si parla di più percorsi. Questa mappa, per esempio, è una mappa molto generale, ma i percorsi sono molti, molti di più, molto maggiori. Però è importante da dire che il tracciato, le vie carovaniere passavano dalle zone dell'odierno Uzbekistan. Qui invece ci siamo portati molto più avanti, siamo attorno al XV secolo, quando emerge un impero che ha una forte connotazione territoriale propria dell'Uzbekistan, che è quello di Tamerlano. Tamerlano, il cosiddetto impero timuride, emerge in questo periodo e si espande, raggiungendo e conquistando anche quello che erano gli ex territori dei persiani, dando a sua volta un'altra egemonia culturale che poi vedremo anche nell'ambito dell'architettura, che insomma sono le cose più visibili a noi. E questa è un'immagine di quello che è un residuo storico di queste zone. Stiamo parlando di uno dei canati che si sono sviluppati poi nel corso dell'Ottocento fino a raggiungere i primi del Novecento. Questo è uno dei Khan di Bukhara, l'ultimo, perché? Perché poi questi khanati, quindi questi regni islamici, a un certo punto cadranno sotto l'arrivo dei russi. I russi conquisteranno, torno indietro, tutti i vari staterelli, i cosiddetti stan, verranno conquistati dapprima dai russi che erano praticamente sotto la guida dello zar, poi la Russia si trasformerà in Unione Sovietica, mantenendo questo controllo fino al crollo e la progressiva indipendenza dei singoli stati, tra cui la nascita poi dell'Uzbekistan come stato in quanto tale. Con il crollo dell'Unione Sovietica, a questo punto emerge una figura importante per il paese, una figura anche di grande stabilizzazione, che è Islam Karimov. Questo presidente, che faceva parte dell'apparato sovietico e che comunque governava già all'interno dell'apparato sovietico nel paese, con la fine dell'Unione Sovietica mantiene il suo potere, viene eletto presidente, creando uno stato autoritario sostanzialmente. Il presidente è morto da qualche anno, però il suo pesante lascito rimane ancora molto presente nel paese e per quanto formalmente sia una repubblica, ci sono molte tensioni perché in fondo le repubbliche molto giovani hanno ancora bisogno di processi di stabilizzazione e l'Uzbekistan è un poco questo. Però è una figura che la si ritrova praticamente onnipresente anche all'interno dei musei, ci sono molte sue immagini continuamente, è un destino che accomuna, diciamo, queste aree del mondo che hanno avuto queste figure che li hanno traghettati verso l'indipendenza e quindi verso una strada a sé. Ma andiamo a vedere finalmente la capitale. Questo è uno dei parchi della capitale. Come vedete, ci sono molti spazi a verde, è anche molto ben tenuta come città,
Qui la particolarità dell'immagine risiede nel fatto che ci sono due donne spazzine, che sembra un po' inusuale, una città molto ben tenuta e molto curata, e in una delle piazze principali si trova la statua di Amir Temur, ossia Tamerlano, chiaramente la figura cardine, la figura nazionale, perché Tamerlano è uzbeko a tutti gli effetti e ha creato questo impero che rende molto orgogliosi gli uzbeki di questo passato di grande dominazione, per cui da che erano dominati dai persiani addirittura sono riusciti a conquistare proprio la Persia. E le varie architetture della città sono architetture che tendono a richiamare un po' lo stile timuride. In questo edificio moderno, questo in realtà è un museo, ci sono molti degli elementi classici che ritroveremo man mano che andiamo avanti nella visione dei monumenti, ma un elemento che spicca è la cupola con queste scanalature. Questo è tipico dell'architettura timuride e che vedremo nei mausolei del XIV secolo. Anche questo, qua siamo in una zona, in uno dei mercati, questo colonnato fatto con queste colonne particolari sono chiaramente moderne, ma lo stile richiama a quello delle colonne tradizionali, del paese. Questa architettura ovviamente è un'architettura sovietica un po' rivisitata perché rispetto allo stile, lineare, minimale, insomma, dell'architettura moderna del dopoguerra, vedete molta una certa elaborazione che tende un po' a richiamare anche i motivi islamici. E qui, ci avviciniamo nelle poche cose che sono interessanti da vedere a Tashkent, perché in realtà è una città molto moderna, il passato che è visibile non è molto. A livello architettonico, c'è questo complesso in cui sono presenti tutti questi mausolei, ma anche moschee in questa spianata. Molti di questi edifici sono molto recenti e quindi il richiamo architettonico è a quello del passato, che vedremo in tutto il loro splendore, soprattutto in altre città. Ma questo già è un assaggio di quello che è già lo stile. Come vedete, lo stile a cui ci richiamiamo è uno stile che ha una grande influenza persiana. Per chi ha visto il video relativo all'Iran, lo stile architettonico delle moschee è praticamente molto simile. Qua siamo all'interno di questo edificio. Vedete per esempio nella cupola la decorazione del tamburo e questa corte interna. Qui invece ci spostiamo, diciamo, nella città vecchia. Non c'è nulla di particolare, solo ex case che erano delle baracche forse un tempo, una parte un po' spoglia della città, ma appunto non costituisce una grande fascinazione. Questa chiesa, che è una chiesa ortodossa russa, ci mostra come chiaramente l'influenza russa, perché c'è anche una popolazione di russi che è rimasta nel territorio, anche perché una delle caratteristiche dell'impero sovietico era quella che si eseguiva durante l'epoca sovietica uno spostamento di popolazione, un rimescolamento, tale che uno Stato non diventava mai totalmente uzbeko, ma era uno Stato per cui una parte di popolazione, in genere la parte, l'intelligenza, aveva il potere e una certa percentuale era formata da russi che venivano e avevano le mani in pasta nel potere. E chiaramente questo ha determinato anche la costruzione di tutta una serie di chiese. Tra l'altro, un retaggio della dominazione sovietica è stato quello che non venne vietata la religione islamica, anche perché è una componente culturale molto forte nel paese,
Ma per esempio sono state dettate delle limitazioni. Sì, gli islamici potevano pregare, però diventa un Islam molto più moderato. Ad esempio, non c'è il richiamo del muezzin, quindi quel canto che viene, che è tipico dei paesi islamici, che avviene per richiamare i fedeli alla preghiera. Ecco, qui è tutto molto più soffuso. Per quanto oggi il paese, insomma, abbia una sua autonomia, viene mantenuto un Islam molto attenuato, molto meno estremo. Tanto è vero che addirittura gli uzbeki bevono anche alcolici. Ecco, già per far capire quanto questo Islam sia molto diverso. Qui è l'interno di questa chiesa. E questo invece è il Parlamento uzbeko. Anche qui è una repubblica, però chiaramente non è uno stato liberale a tutti gli effetti, ci sono molti vincoli di potere per una ovvia ragione che appunto è una repubblica molto giovane. Questo è uno dei lasciti dell'architettura sovietica, questo è un teatro. Qui siamo all'interno di uno dei musei. Vi faccio vedere questo perché questa immagine, che mostra appunto l'immagine di un Buddha, proviene dalla parte sud del paese. Nella parte sud del paese è interessata, ma soprattutto oltrepassando il confine, andando verso l'Afghanistan, che è una delle zone anche confinanti con il paese, lì si trova la cosiddetta cultura del Gandhara. È un aspetto culturale molto interessante, per cui l'arte del Gandhara è un'arte di questa area del mondo che ha subito un'influenza di ellenizzazione. Cioè, anticamente, stiamo parlando dei primi secoli dopo Cristo, quindi siamo attorno al VII-VIII secolo dopo Cristo, c'era una presenza buddista nell'area, ma che ha risentito poi delle influenze dell'ellenizzazione dell'area e lo si vede in questi manufatti, qui molto meno a dire il vero, l'unico elemento sono queste foglioline laterali, ma per i reperti più importanti, di cui molti si trovano anche a Roma, al Museo di Arte Orientale, e questo costituisce una delle motivazioni di curiosità su cui mi sono spinto, ma di cui devo ammettere non ho trovato molto. Questo è forse il reperto più rappresentativo, ma non c'è molto. In genere i reperti dell'arte del Gandhara hanno un Buddha e addirittura una rappresentazione laterale con delle colonne in stile perfettamente greco, addirittura la rappresentazione di Ercole come divinità che viene acquisita dal culto buddista. Abbiamo aperto solamente questa parentesi. Qui invece abbiamo degli affreschi tipicamente molto orientali. Come vedete, sembra già una rappresentazione che guarda molto più alla Cina, all'estremo oriente, proprio nelle fattezze e nelle caratteristiche. La prima città che incontriamo subito dopo Tashkent è Samarcanda. Samarcanda è una città che ha un richiamo e un fascino indubbio, quello che potrebbe essere la storia e la rievocazione di un Oriente realmente fascinoso. In effetti la città ha molti elementi e molti fattori storici, ad esempio, i greci la conoscevano come Maracanda. C'era Alessandro Magno, il quale arrivò in questa zona, che la conquistò e sostò anche in questa città per un certo periodo e oltre a lui storicamente abbiamo anche il passaggio di Marco Polo, perché dobbiamo ricordarci che sia Samarcanda che Bukhara che Khiva che poi vedremo sono tutte città che facevano parte della direzione della Via della Seta, quindi la sosta era quasi obbligatoria. Samarcanda viene descritta da Marco Polo con queste parole: Samarcand è una nobile cittade e son vi cristiani e saracini. Perché in effetti già nell'epoca di Marco Polo c'era già una miscellanea di popolazioni, una parte
consistente era la popolazione islamica e un'altra parte c'era anche una certa presenza di cristiani, ma anche di giudei che sono presenti. Tra l'altro anche a Bukhara c'è una comunità giudaica abbastanza consistente anche storicamente. Quindi Samarcanda era un coacervo e oltre alla presenza che abbiamo appena descritto, anche in epoca timuride, cioè quando arrivò il regno di Tamerlano, divenne una capitale. Quindi ha una centralità non secondaria come città e forse anche per questo che risiede la fascinazione e l'incrocio di popoli che vi è passato. Come si arriva a questa città? Dobbiamo sapere che il paese, l'Uzbekistan, ha investito parecchio in quello che sono le strutture, le infrastrutture e la modernizzazione. La modernizzazione che, per quanto il paese abbia dei grandi contrasti, perché poi anche dalle immagini si nota che c'è da un lato un certo sviluppo, ma dall'altra parte, insomma, c'è una situazione simile al terzo mondo. Quindi ci sono questi grandi contrasti. In questo contrasto c'è lo sviluppo di una rete ferroviaria che originariamente risale all'epoca sovietica, ma che poi è stata implementata negli ultimi anni attraverso dei treni veloci, come quello che vedete nell'immagine. Tra l'altro, prendere anche questo treno è abbastanza difficile perché i posti spariscono subito, non è neanche molto facile, spesso si è costretti a prendere l'altro. Cioè quello più lento, un treno che potremmo definire un regionale sostanzialmente. Ma sono molto efficienti e effettivamente stupefacente come situazione, vedendola, applicandola a un paese come l'Uzbekistan. Comunque la tratta che collega Tashkent, poi Samarcanda e fino a Bukhara è collegata da questi treni veloci in cui si spera che l'estensione della linea arrivi molto più in là. Ecco qui l'immagine interna del treno. Questo non è il treno veloce, questo è un treno ordinario in realtà, molto affollato di turisti e di persone, perché come vi ho detto ci si sposta quasi tutti in treno, le distanze non sono piccole e è sicuramente il mezzo più conveniente anche rispetto agli autobus che caratterizzano molto queste zone, ma qui il treno effettivamente è abbastanza sviluppato e non ha senso cambiare mezzo di trasporto. E qui siamo a Samarcanda. Una delle prime immagini che vi faccio vedere è quella di una moschea. L'ho presa questa immagine perché la forma di questa moschea richiama soprattutto a quello che è la forma delle colonne che vi ho fatto vedere a Tashkent, che è una forma di quelle tradizionali, fatte in legno con questo piedistallo molto particolare. Questo è un piccolo minareto, con questo gioco, diciamo, di bassorilievi che, mostra come c'è questo tipo di stile molto tradizionale che risale ai primi secoli dell'Islam e che si mantiene sostanzialmente anche come forma tradizionale in quello che sono le moschee anche un po' più moderne. Vedete qui un altro ingresso, un piccolo mausoleo, e qui andiamo nella zona principale, quella più conosciuta che caratterizza sostanzialmente la città di Samarcanda, che è il cosiddetto Registan. Il Registan è questa zona caratterizzata da tre madrase. Le madrase sono scuole coraniche, potremmo anche confonderle con delle moschee. In effetti sono delle moschee dove storicamente c'erano queste scuole in cui si studiava il Corano, si faceva apprendere ai giovani e aveva anche un confronto, anche di natura molto più filosofica, molto più profonda, tra studiosi islamici. Una delle cose che dobbiamo necessariamente dire e che caratterizza anche quest'area del mondo soprattutto è quello che potete notare una stranezza nella facciata, a parte lo stile che insomma richiama molto quello delle moschee persiane, questo un po' lo si denota. Abbiamo da questa parte
questa facciata con l'I1, che è questo enorme portale, e i due minareti laterali in pieno stile persiano, e poi la cupola posteriore in realtà è più in stile timuride. Approcciamo su questa cosa. Lo stile timuride è una personalizzazione dello stile persiano che mantiene la fisionomia generale, però poi mantiene queste scanalature che sono veramente molto più decorative rispetto a quelle più semplici persiane. Quindi un passaggio in più. L'altro elemento molto curioso è il fatto che nella facciata sono rappresentati degli animali. Come vedete, c'è una tigre. C'è un altro animale che sembra tipo un antilope e poi una sorta di sole con il volto umano. Questa è una totale stranezza nell'Islam, perché nell'Islam è vietato rappresentare qualsiasi forma, tanto è vero che soprattutto nelle moschee, e questa cosa si applica negli edifici religiosi, non negli edifici civili, tanto è vero che per esempio in Iran, per chi ha visto il precedente video, sono presenti delle rappresentazioni umane nel palazzo reale, dove questa che sembra per noi una stranezza, in realtà è normale, perché essendo un edificio civile, questo non inficia quello che è l'etica e la moralità islamica. Mentre in una moschea sì, nella moschea è molto più strano il discorso. Perché avviene questo? In realtà l'Islam non è una cosa granitica, cioè l'Islam ha varie interpretazioni, interpretazioni più strette che magari sono mantenute più salde, ad esempio in Arabia Saudita, ma un'applicazione dello stile dei costumi islamici molto più alleggerita anche storicamente nelle zone più periferiche, come in questo caso. Qui addirittura, come vi ho detto precedentemente, gli islamici bevono persino la vodka. Quindi non dobbiamo stupirci se qui c'è un Islam realmente molto più moderato, molto più flessibile come regole, e in Arabia Saudita o nei paesi limitrofi praticamente c'è l'impossibilità di bere l'alcol, eccetto in alcune condizioni, per esempio per gli stranieri o con permesso. Quindi c'è sempre una strada differente che si applica in base alle condizioni storiche del paese. Quindi in questa spianata, ecco qui vediamo l'immagine in dettaglio che abbiamo descritto. È chiaro che con buona probabilità l'autore di queste piastrellature non ha mai visto una tigre e quindi se la immagina perché è verosimile, ma non una rappresentazione fedele. Questa è la cupola. Quelle di sotto, che vediamo nel tamburo, che sembrano semplici decorazioni, in realtà sono una stilizzazione della scrittura araba, con i versetti del Corano, come in tipico stile islamico. Anche in questo caso lo vediamo in questo minareto. Altri dettagli che non mancano. Qui siamo all'interno di queste madrase, ci sono appunto questi cortili con questa vegetazione, sono dei luoghi realmente molto piacevoli anche da sostare, si trova un ambiente in ombra e qui abbiamo le persone che dovrebbero essere addette al controllo, perché all'interno di queste madrase si paga anche un biglietto. E qui vediamo l'altro edificio con una caratteristica diversa dove la cupola è completamente liscia. E infine l'altro. L'interno è finemente decorato, come vedete c'è una folta presenza di colori dorati, bellissima la cupola, veramente una rappresentazione notevole, è finemente decorata. Queste sono delle donne che hanno dei costumi tradizionali. Questo è un dettaglio della piastrellatura. Anche in questo caso, questa è la parte bassa, in realtà lo zoccolo dove vi scorre questa pietra più dura, contrasta
con queste iscrizioni sempre legate al Corano. Anche qui il richiamo tradizionale a quello che vi ho detto nel pilastro. Altri dettagli di decorazione e questa è l'intera piazza del Registan. Di giorno è un effetto, poi vi faccio vedere l'immagine notturna che è molto suggestiva. Qui si passeggia all'interno di vicoli e si vede quest'altra che è il mausoleo di Tamerlano. Quello che vediamo è l'interno del mausoleo e queste sono le tombe. È una tomba, sono una serie di tombe familiari in cui c'è la tomba di Tamerlano e dei suoi vari figli. Non saprei dirvi qual è la tomba di Tamerlano nello specifico perché non era neanche indicata con una targhetta, con qualcosa. Fatto sta che tutte le tombe di famiglia sono queste e come piccolo dettaglio vi posso dire che negli anni 40 degli scienziati, degli archeologi russi inumarono, riaprirono nuovamente la tomba e praticamente fecero tutta una serie di analisi per vedere se il corpo di Tamerlano era effettivamente quello e appurarono la veridicità del suo corpo e quello dei suoi figli e anche la grande statura, aveva un'altezza di 1,70 m circa, che era una statura molto elevata, molto alta per l'epoca. Dei bambini che salgono sugli alberi e raccolgono i gelsi. La stagione era adatta, c'erano tantissimi gelsi, la città di Samarcanda ne è veramente molto piena, tanto che proprio si possono prendere in ogni angolo di strada. Ritorniamo di nuovo sul mausoleo di Tamerlano, vedete qui i dettagli costruttivi, e qua abbiamo una visione più a distanza di altri mausolei. Ci spostiamo su una moschea. Queste persone anziane con questi copricapi tradizionali dell'Asia centrale. E qui cominciamo ad avvicinarci in un'altra zona molto importante della città, che è il cosiddetto Shakizinda. Questa zona è in realtà una sorta di cimitero monumentale. Un cimitero monumentale con una grande concentrazione di mausolei al suo interno. I mausolei però sono mausolei in stile islamico e a parte questa moschea al suo ingresso si salgono queste scale e ci sono tutti questi edifici. Alcuni non sono completi, però buona parte hanno le facciate che sono perfette. Qua ho preso la fotografia perché c'è questa persona che sta lavorando alla cupola in condizioni di scarsa sicurezza sul lavoro. Ebbene, questa è la strada principale dove ci sono tutti questi monumenti, tutti questi mausolei che sono finemente decorati, sono splendidi come stile. Qua abbiamo una qualità costruttiva realmente notevole, è tutta piastrellatura. Come abbiamo visto nelle altre moschee, come vedete, una decorazione molto fine ed è davvero uno degli spettacoli. Forse anche per questa ragione questo rientra tra i siti UNESCO della città, indubbiamente, vedete. Questo è uno degli interni di uno dei mausolei. Chiaramente molti di essi sono sostanzialmente vuoti, nel corso dei secoli sono passate molte incursioni, insomma, qualcosa si sarà perso anche il corpo che vi era seppellito, però è rimasto lo splendore di questi luoghi. Questa è una cappella ottagonale. Vedete questo gioco di intrecci.
Questo è davvero impressionante come qualità di rifinitura. Come vedrete anche dalle immagini, torno indietro per un attimo, le persone, i turisti, non c'è una interpretazione islamica molto stretta, cioè qui non siamo in un paese islamico dove si è costretti a coprirsi totalmente, le donne sostanzialmente vestono all'occidentale, qualcuna un po' più tradizionale veste coprendosi, ma qui l'interpretazione islamica è molto, molto più rilassata, molto più tranquilla. Forse anche a causa della dominazione russa, sovietica, nel corso del tempo, che ha ammorbidito parecchio i costumi, anche per limitare la forte influenza culturale dell'Islam nel corso del tempo. Questa splendida cupola. Qui ci spostiamo, siamo andati in tutt'altra zona, qua siamo in una delle zone dei ristoranti e questa è la tipica yurta dell'Asia centrale. In questo caso è una yurta fatta semplicemente per i turisti, insomma, si può mangiare al suo interno, ma dobbiamo anche ricordarci che le yurte, che sono un fattore identitario molto importante per tutti questi paesi, non c'è solo l'Uzbekistan, ma c'è anche il Kazakistan, il Kirghizistan, questi paesi hanno una tradizione di popolazioni sostanzialmente nomadi, che non avevano una cultura stanziale, quindi avevano le yurte, queste tende che venivano costruite alla modalità mongola. In una zona si rimaneva per un certo tempo e poi ci si spostava. Quindi la tradizione è il passaggio storico dei mongoli in quest'area ha questo fattore identitario molto forte. E qui vediamo invece il Registan di sera, il cui effetto scenografico è veramente impressionante, con queste luci che la illuminano in maniera pressoché perfetta e danno veramente un effetto scenografico sconvolgente. Cioè, qui possiamo percepire l'essenza di un paese, di una zona che ha questo richiamo fortemente orientale. E qui ci spostiamo. Ci spostiamo per fare una gita di qualche ora nella città vicina di Shahrisabz. Scusate la pronuncia, con buona probabilità non è corretta. Fatto sta che questa località era la località dove era nato Tamerlano. E ci spostiamo sempre più a sud, praticamente, molto più lontano. Qua vediamo il paesaggio per come si sviluppa. Noi non siamo arrivati oltre questa località perché ancora più a sud ci sarebbe Termez, che sarebbe la città terminale, proprio il nome anche a questo richiamo, che confina con l'Afghanistan. Ecco qua, qui la posizione di Shahrisabz, e in basso Termez. Arrivare in questa località non è affatto facile, si deve prendere un taxi condiviso, un taxi collettivo, le strade, manco a dirlo, hanno delle buche incredibili, questo è uno dei grandi contrasti, da un lato il treno veloce, dall'altra parte le strade che sono quasi del tutto impraticabili e non vi dico i sorpassi azzardati fatti proprio per evitare le curve, più che le curve, le buche nella strada. Qui arriviamo alla città di cui non c'è tantissimo da vedere, però quelle poche cose sono molto rappresentative. Questo, per esempio, è una parte delle fortificazioni della città e qui abbiamo questo grande edificio storico, l'Aksarai, che era il palazzo principale della città, il palazzo anche di Tamerlano, dove purtroppo rimane solo questo. È bellissimo nel contesto, ma è praticamente semidistrutto. So, abbiamo questa sorta, questo che sembra un ingresso monumentale, ma in realtà è una parte del palazzo. E poi rimane
la statua di Tamerlano, nello sfondo questo grande parco moderno con alcune moschee che mantengono lo stile tradizionale e dei mausolei. Lo stile è sempre quello. Al suo interno c'è una tomba, perché dobbiamo anche ricordarci che questi mausolei in genere non si seppelliscono solamente, non so, i nobili, i re, ma si seppelliscono soprattutto le personalità religiose di spicco, personalità islamiche ovviamente, un santo, un grande mistico, vengono seppelliti qui. Bukhara è l'altra città che siamo andati a visitare, è un centro storicamente importante, tanto quanto Samarcanda, non nella stessa misura ovviamente. Ma la sua importanza risiede nel fatto che era non solo un'importante città della Via della Seta, ma era soprattutto un centro religioso. Difatti, ciò che vedremo adesso è un'enorme quantità di moschee e madrase. Tutte queste scuole coraniche avevano veramente una grande concentrazione. Tra l'altro, questi luoghi sono anche luoghi dove non c'era solo lo studio dell'Islam e di tutte le dottrine annesse, ma c'erano per esempio anche la presenza di sufi. Alcune di queste scuole coraniche ospitavano dei sufi. I sufi sono la parte più mistica, la parte più sganciata dall'aspetto più strettamente devozionale dell'Islam. In genere vengono conosciuti, diciamo, in maniera comune come i dervisci rotanti. Quella è uno degli aspetti del sufismo, quello forse più figurativo, ma in realtà ci sono tutta una serie di precetti. Comunque, questa città presenta al suo interno appunto questa grande peculiarità. È abbastanza visitata, per quanto già cominciamo a spostarci verso zone più, un po' più di confine, un po' sempre meno turistiche, finché arriveremo a Khiva, dove il turismo arriva, ma è sempre meno di massa, perché sono luoghi anche molto meno raggiungibili. Come vedrete, qui è una città che ha mantenuto per molti aspetti le sue caratteristiche storiche. Questa è una delle antiche moschee. Veramente molto antica, con le sue decorazioni tipiche. L'utilizzo ampio di questi mattoni che creano questo effetto molto particolare. Questo in realtà è l'ingresso non di una moschea, ma del bazar coperto. Come tutti i paesi ex sovietici, chiaramente anche qui c'è una grande quantità di oggetti che appartengono al passato russo, che sono in vendita. Ne vedrete davvero tanti. E questa è una delle piazze con le splendide decorazioni. Qui non c'è bisogno di soffermarsi più di tanto. Sono le stesse immagini che commentano da sé. E questo lo stile tipico dei minareti dell'Uzbekistan, con queste decorazioni in bassorilievo che creano questa sorta di pattern continuo, molto semplice però di grande effetto. E anche qui una delle ex madrase. Ricordiamoci anche che molti di questi edifici oggi sono in disuso, e difatti sono utilizzati da persone che vendono souvenir. Questa è una delle stradine interne. Esistono ancora in molte parti, quelle più tradizionali, l'utilizzo di un intonaco che è quello tradizionale, che è ottenuto impastando del terriccio e della paglia. Questo dalle nostre parti lo definiremmo
una sorta di intonaco bio. In realtà è un materiale deperibile, stiamo parlando di un utilizzo di materiali naturali a un costo veramente irrisorio. Il problema è che la facciata va rifatta spesso, diciamo ogni 2 o 3 anni. Se c'è la pioggia, si dilava tutto, però è di grande effetto termico, cioè difende bene dalle temperature esterne e ha un'ottima funzionalità. Questo lo si ritrova in molti di questi paesi particolarmente caldi. L'Uzbekistan ha più che altro dei grandi sbalzi termici tra gli inverni e le estati. Questa è una corte interna, ex madrasa, in realtà oggi è un albergo con le sue cellette dove stavano i singoli religiosi. E questo è un altro esempio di un'altra delle moschee con una rappresentazione figurativa. Qui dunque vi vediamo rappresentate due cose importanti. Intanto il sole che abbiamo ritrovato già a Samarcanda, questo sole col volto umano, e poi questi due uccelli. I due uccelli che sembrano un po' la rappresentazione della fenice, ma non è proprio la fenice, in realtà il richiamo di questo uccello è quello del Simurgh. Il Simurgh è un uccello che è fortemente legato alla mitologia persiana. Nella mitologia persiana, questo uccello mitico dalle piume colorate, ci sono stati tanti autori che ne hanno rappresentato le caratteristiche, l'aspetto mitologico. E l'aspetto che più è importante del Simurgh è ovviamente quello simbolico e legato all'Islam, soprattutto alla visione sufi. Ci sono dei racconti, ce n'è uno molto famoso che è legato al Simurgh, di un gruppo di uccelli che vuole decidere, che cerca un loro re, un loro capo, una loro identificazione. E a un certo punto decidono di cercare tutti insieme il Simurgh, che è da qualche parte nel mondo. E quindi partono, viaggiano, fanno un lungo viaggio tutti insieme, questi uccelli. E affrontano delle grandi difficoltà passando attraverso una serie di località da 7 luoghi differenti. E chiaramente in queste difficoltà qualche uccello scompare, qualcuno muore perché affrontano delle prove difficili. Insomma, alla fine, di tutti gli uccelli che erano partiti, ne rimangono solamente 30. Il 30 è un numero che ha una forte connotazione, anche perché in realtà Simurgh, la radice del nome, significa 30 di numero. In questo 30 c'è sicuramente una chiave simbolica ancora più profonda, dove questi uccelli, raggiunte tutte queste prove, a un certo punto raggiungono il luogo dove vi era il Simurgh, ma quando lo raggiungono, invece di vedere il Simurgh, trovano degli specchi e in questi specchi loro si guardano. Il senso di questa cosa, dello specchio dove loro si contemplano se stessi, è quello che Dio è in ogni cosa, Dio è dappertutto, ma soprattutto Dio è dentro di noi, il Dio lo dobbiamo cercare all'interno del nostro essere. Quindi il significato di questo racconto è sostanzialmente di una evoluzione anche di natura iniziatica, interiore, di miglioramento attraverso le prove e le difficoltà, dove nell'elevazione propria dell'adetto a un certo punto si raggiunge la conoscenza e la vicinanza di Dio attraverso la conoscenza di se stessi. Quindi, come vedete, c'è un grande significato dietro questa semplice immagine, questa semplice rappresentazione. Qui lo vediamo più nel dettaglio con queste piume colorate. E quindi, come vi dicevo, appunto è strano ritrovare delle immagini proprio nella facciata di una moschea, ma come abbiamo visto, questo è un Islam un po' differente, un po' più un'interpretazione molto più flessibile. E qui lo vediamo rappresentato anche in altre parti di questo bellissimo edificio.
C'è un'altra particolarità, questo è un altro ingresso di una delle madrase, ma in realtà qui si scende più in basso. E un'altra caratteristica è quella che negli edifici moderni ovviamente il richiamo è al passato. Quindi hanno fatto loro in questa sorta di garage o di abitazione una serie di mattonelle che hanno queste forature che richiamano alla tradizione antica. Chiaramente ci sono molti edifici che sono malmessi e qui arriviamo alla fortezza, al castello di Bukhara con queste bellissime fortificazioni che danno proprio questa immagine esotica. Si entra nei pressi di questo castello. C'è anche questa moschea che è soprattutto all'aperto e questo laghetto anteriore. Sempre queste decorazioni che hanno vagamente un richiamo anche persino indiano, sicuramente ci sono anche delle influenze stilistiche. Questo è l'interno della moschea con questi colori sgargianti. E qui arriviamo a un mausoleo importante che è il mausoleo di Bukhara. Questo mausoleo è molto antico, stiamo parlando di un mausoleo che è databile tra l'VIII e il IX secolo d.C. Perché è importante? Intanto perché è la testimonianza di come l'architettura tradizionale faceva una volta. È un edificio a pianta quadrata, come vedete ci sono tutte le caratteristiche che abbiamo visto dello stile dei minareti, che comunque i minareti di Bukhara sono posteriori come periodo, e questo è più antico delle dominazioni di Gengis Khan, dei mongoli. Qual è la particolarità? Che quando giunsero le dominazioni mongole, sostanzialmente i mongoli fecero un tabula rasa, cioè distrussero moltissimi edifici, moltissime moschee, quindi rimaneva molto poco. Questo edificio si è salvato semplicemente perché venne seppellito sotto la sabbia e quindi le orde di Gengis Khan non lo trovarono e l'edificio si è preservato e quindi è rimasto fino a noi come veramente un gioiello, perché questo è, come vedete, i dettagli costruttivi lo mostrano, lo mettono in evidenza. Questo è un altro edificio molto particolare, come vedete con questi quattro minareti, in teoria è un edificio religioso, in pratica viene oggi utilizzato semplicemente come un negozio di souvenir, che è assurdo, eppure è così. Chiaramente poi ci sono dei riutilizzi di colonne prese da qualche altra parte e, come vi avevo detto in precedenza, a Bukhara c'è anche una comunità di ebrei che permane a tutt'oggi e che hanno appunto una loro sinagoga. Qui sono dei ragazzini vestiti un po' come lo si era dalle nostre parti nei tempi andati, mentre questo è il palazzo del Khan, perché qui c'era il canato di Bukhara, che è uno, diciamo, di quei regni che si erano formati nella lunga scia dopo la fine della dominazione dei mongoli. In uno stile prettamente orientale, anche se ci sono vaghi richiami all'architettura occidentale, però al suo interno è davvero magnifico come edificio. E questo è l'ultimo Khan di Bukhara che avevamo visto in una delle fotografie all'inizio di questo video. Una delle caratteristiche è anche quella del pavone. Il pavone è un animale molto collegato a queste aree del mondo, anche all'Islam in genere, per la sua bellezza, e all'interno di questo edificio c'era un allevamento di
pavoni che davano la sensazione di quello che poi il Khan manteneva al suo interno. Queste delle miniature. Arriviamo adesso all'ultima tappa del nostro viaggio, che è la città di Khiva. In realtà, il viaggio avrebbe avuto ancora più senso se oltre a questa località, che, si trova veramente ai confini con il Turkmenistan, ci saremmo potuti spingere molto più a ovest per arrivare al lago Daral, che è il famoso lago o mare che nel corso degli anni ha perso le sue caratteristiche e praticamente si è prosciugato e l'immagine famosa è quella delle navi che rimangono sul terreno perché le acque si sono ritratte. Purtroppo sarebbe stato necessario qualche giorno in più, quindi questa tappa non è stata fatta. Ad ogni modo, lo spostamento tra Bukhara e Khiva non è uno spostamento molto facile, nel senso che le prime città fino ad arrivare a Bukhara è tutto più facile. C'è il treno, si arriva senza grossi problemi. Per arrivare a Khiva c'è il treno, in realtà c'è una ferrovia, ma è una ferrovia di epoca sovietica, con orari molto lunghi, quindi la soluzione più rapida è quella di prendere un taxi condiviso. I costi non sono eccessivi per un passaggio, però ci vuole un viaggio di qualcosa come 4-5 ore da Bukhara a Khiva. La strada è anche abbastanza buona, ma sembra di arrivare davvero nella terra di nessuno perché si viaggia tra le steppe e si arriva in questo luogo veramente eccezionale. La città di Khiva è una città storica che ha mantenuto intatte le sue caratteristiche molto di più delle altre che abbiamo visto, è realmente un unicum, pochissimo inquinato da costruzioni recenti. Anche questa città ha mantenuto, queste caratteristiche, che si legano al fatto che era la capitale del Khanato di Khiva e anche qui c'era un Khan. Difatti vedremo anche il palazzo. Queste sono le mura del palazzo del Khan all'interno della città, perché la città di Khiva ha una parte moderna, però è contenuta la parte più antica all'interno di mura perimetrali. Questo è il palazzo del Khan visto dall'esterno e come vedete le strade danno questa sensazione forte di un luogo di altri tempi. Se non fosse per la presenza delle automobili, davvero tutto ha tutta un'altra atmosfera. Questa statua è importante perché questa persona è il matematico al-Khorasmi, da cui deriva il nome dell'algoritmo. Era sostanzialmente uno studioso arabo che aveva elaborato una serie di teorie matematiche, da cui poi si è arrivati alla moderna formulazione dell'algoritmo, quindi proviene da questo signore che proviene proprio da questa città. E qui non dobbiamo dimenticarci di una cosa, a parte il fatto che siamo appunto sulla via della seta, ma questa particolare formulazione è legata soprattutto alle vie della seta anche finanziate dal governo cinese. I cinesi sono arrivati qui e effettivamente lavorano molto per poter avere questa prospettiva futura di colonizzazione economica dei vari paesi limitrofi attraverso la via della seta. E qui sono le mura esterne fatte con fango e mattoni e qua siamo all'interno della città. La città non è molto grande come dimensioni, però è abbastanza turistica, abbastanza ben frequentata, è un luogo dove sostanzialmente ci vivono i turisti, non ci vivono pochissime persone, piena anch'essa di madrase e moschee.
Questa è la parte esterna delle mura. E queste sono delle tombe che vengono poste ai quattro angoli delle mura, che sono le parti, diciamo, un po' più periferiche rispetto alla città, dove ci sono queste tombe storiche che risiedono. Qui siamo all'esterno delle mura, dove c'è la città. Non immaginatela tutta così, questa è una parte della città che sembra, insomma, una zona da terzo mondo veramente. Non è tutto così effettivamente, anche se lo stato delle strade, insomma, lascia molto a desiderare. Però al suo interno, come vedete, ci sono questi bei mercatini, chiaramente tutto dedicato in funzione dei turisti, questi passaggi e le varie decorazioni. Qua siamo all'interno del Palazzo del Khan, che riporta questa splendida piastrellatura e questi angoli molto particolari, e anche qui abbiamo questo richiamo, questa suggestione orientale di questa ricostruzione degli interni. Questa è una veduta dai tetti. Questo è un signore della zona uzbeko con questi abiti tradizionali. Qui sono altri scorci, altri minareti. Questa è una veduta dall'alto del minareto dove si scorge la parte esterna della città. Come vedete, c'è la linea di demarcazione anche delle mura della vecchia città e poi la parte, diciamo, più moderna. E questa è la zona dove sono concentrati maggiormente i vari mausolei. Questa è una importante moschea perché appunto ha questa grande caratteristica di essere quasi tutta al chiuso, molto scura e con la presenza di tutte queste colonne che la fanno sembrare una sorta di foresta. L'effetto scenografico è davvero notevole. Questo è uno dei forni all'aperto in cui viene preparato una sorta di pane o panzerotto locale dove all'interno in genere mettono della carne. Sono molto buoni come qualità, ma loro praticamente li preparano impastando la pasta e sbattendola nel muro laterale e quindi cuoce anche in assenza di una fiamma viva. Con il calore che si è generato, si ottiene questo pane, questa sorta di calzone. Questo invece è il pane tradizionale uzbeko. Loro hanno questa caratteristica di fare questa forma circolare e al centro mettono una specie di strumento circolare per ottenere questa sorta di timbro. È semplicemente la loro caratterizzazione, poi il sapore del pane è quello uguale del pane dappertutto, ma lo vendono in questa tipica forma proprio dell'Asia centrale. E qui siamo in uno dei locali dove tipicamente, oltre a mangiare questa sorta di calzoni, si serve il tè, che è una delle tradizioni non solo dell'Asia centrale, ma anche collegata alla tradizione russa, perché anche i russi, per esempio, adottano il tè mentre mangiano, è la loro bevanda. Questo è un dettaglio molto utile perché ci mostra come sono fatte le case in mattoni. Siccome qui la parte esterna è caduta, come vedete ci sono un'alternanza di pilastri in legno e mattoni messi a spina di pesce. Questo in realtà, se ci fate caso, dà una grande consistenza anche in caso di terremoti. Oltre poi al fatto che essendo rivestito nella parte esterna di paglia e terra, si ottiene un grande effetto di resistenza termica agli sbalzi di temperatura. Questa è una delle ultime immagini, però
Perché qui siamo sulla via del ritorno. La via del ritorno è avvenuta prendendo un treno dalla città di Urgench, che è accanto a Kiva, e da cui c'è questo treno con queste ferrovie vecchie che sono di epoca sovietica, dei treni che sembrano somigliare più che altro alle vecchie frecce del sud degli anni 70-80. Proprio con la divisione in scompartimenti, tutta una vita. Questo viaggio è durato più di 8 ore, è un viaggio notturno prevalentemente nella steppa, dove si vede un paesaggio praticamente totalmente piatto, non c'è quasi nulla ed è molto monotono. Come vedete, anche qui tutto sostanzialmente desertico. E qui, con questa ultima immagine, concludiamo questo viaggio e speriamo che vi sia stato di interesse e che abbia suscitato anche una certa curiosità.